Misure d'austerity draconiane in Portogallo. Il premier Pedro Passos Coelho ha annunciato un budget severissimo per il 2012, parlando di una situazione di emergenza nazionale. L'obiettivo è portare il deficit dal 9,8% al 5,95% del PIL entro la fine dell'anno e al 3% nel 2013. La ricetta è impopolare. Il governo ha deciso di consentire l'estensione dell'orario di lavoro di mezz'ora al giorno nel settore privato, ha dichiarato Coelho, per i prossimi due anni. Verrà modificato anche il calendario dei giorni festivi. Il budget per il 2012 prevede l'eliminazione della tredicesima e della quattordicesima per tutti i dipendenti pubblici che guadagnino più di 1.000 euro al mese. Il Portogallo è il terzo paese dopo Grecia e Irlanda a ricevere un aiuto eccezionale da parte dell'FMI, 78 miliardi di euro in tre anni in cambio di riforme. Il principale sindacato portoghese ha annunciato una settimana di mobilitazione a partire dal 20 ottobre. Quello che sta accadendo è che a ogni passo l'effetto dell'applicazione di ogni piano di austerity fa piombare il paese in un baratro ancora più profondo, dichiara questo sindacalista. È quanto è accaduto per la Grecia e qui stiamo seguendo esattamente lo stesso percorso. Lunedì la finanziaria sarà approvata dal Parlamento con un voto scontato. Secondo gli esperti, il piano del governo farà aumentare la disoccupazione già al 12%. Altro effetto, la contrazione dell'economia lusitana del 2% nel 2012. We'll be right back.